faccio vedere l'elemento che ho dopo di te, guardalo qui. Mamma mia, che emozione! Io adoro Max Gazzè, è una delle poche persone che amo tra i musicisti italiani. Ciao, grandioso. Come stai? Bene, grazie. È un piacere ascoltarti, stavi dicendo delle cose molto interessanti, molto giuste, molto sacre, anche perché è proprio questo il senso, il fatto di... D'altronde, vedi, noi siamo gli unici a prendere la musica un po' troppo sul serio, cioè, gli inglesi dicono play the music, no? Jouer la musique, play è giocare la musica, quindi la musica è qualcosa che deve essere... deve mantenersi in un contesto ludico, perché è la gioia dell'anima, il contatto è quel contatto, come dire, quello stato di grazia che ti mette in contatto con l'universo, hai ragione, perché è infinitamente terapeutico questo, perché ci connette, certo, con le parti più autocostruttive, no? Il bambino non, certo, ha un passato, non ha un futuro, è lì, è tutto lì nel presente. Esattamente, il qui ed ora, ma poi è proprio un archetipo. Vedi, la cosa che notavo quando tu prendi, cioè, metti un bambino e gli fai ascoltare della musica, un bambino che si alza appena in piedi, cioè, di un anno e mezzo, e gli metti la musica, il bambino che cosa fa? Non è che quello balla naturalmente, certo, perché non è lui che balla, sono le sue cellule che ballano, che sono archetipicamente in contatto con quello che è la natura del suono e delle frequenze di questo universo, che è una sinfonia di frequenze elettromagnetiche. E il suono è in qualche modo è il linguaggio di questo universo, di queste... il bambino, certo, naturalmente recepisce quel messaggio e sono le sue cellule che ballano. È come dire, non è che lui pensa di ballare perché sta ballando, nessuno gliel'ha detto. No, assolutamente. Lo fa naturalmente. Sì, ma scusa Max, ma avevi mai sentito di uno che fa una playlist di canzoni per piangere? Sì, e io penso che emozione, sai, anche il termine emozione, ciò che muove, io penso che sia fondamentale quello di emozionarsi. L'emozione può essere negativa, positiva, ma è sempre qualcosa che serve, come dire, raggiungere dei picchi emotivi alti. E alla fine c'è sempre quel detto orientale che dice che esistono le montagne perché esistono le vallate, così come è, sì, giusto piangere, perché non puoi piangere se non sai ridere e non puoi ridere se non sai piangere. Per cui c'è una sega taglia perché hai i denti. Ecco, è vero. Altrimenti, guarda, sarebbe liscio, non sarebbe nulla. Tra l'altro, credo che lo sappiate, no? Ma nella tradizione Sufi, che è una tradizione spirituale altissima, c'è, certo, la tecnica dello zikr, che è proprio il pianto collettivo, no? Proprio per svuotare, certo, per drenare il cuore dalle emozioni tossiche. Quindi, sì, penso che sia molto importante. I darwish torneo, quindi i danzatori sufi, i darwish, la sacralità della loro danza è basata proprio su questo, a parte esorcizzare, ma esistono, la musica sacra non è solamente quella che noi consideriamo in Occidente, è ovunque, la musica è l'elemento sacro ovunque, in tutto il mondo, è quell'elemento, certo, che accomuna tutte le forme di rituali sacri in tutto il mondo da millenni, per cui non è un caso, non è una cosa che abbiamo inventato noi, insomma. Allora, e con questo concludiamo. Luisa scrive: a me fa piangere mentre dormi, di Gazzè. Ah, bellissima, è vero, e caspita, sì, grandioso. Grazie. Ok, grazie Raffaele, grazie, Fiore. Massimo. Ciao Raffaele. Ciao. Grazie, ciao. A presto. Ciao. 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 Ciao, grazie. A presto. Allora, lo avete già visto, però adesso ve lo presento. Lui è un cantautore, stargli dietro è praticamente impossibile. Lui è questo. Vedete la sua mente, okay, com'è? Questo è lui. Cioè, se lui ha fatto una copertina così, vuol dire che lui si identifica in questa immagine. Sto parlando di un pilota automobilistico, perché lui è un pilota automobilistico, si chiama Max Gazzè. Lo ero. No, perché non corri più, Max? Eh? Ma dai, dove vado? 55 anni, ti pare che mi metta qui a ricoccarti? No, lo faccio, lo farei volentieri. Ogni tanto, quando sono in tournée, mi capita di fermarmi in un cartodromo con la band, ci fermiamo e corriamo come dei vigliacchi dentro il cartodromo, sì. Allora, dunque, parlare con Max Gazzè è qualcosa di molto strano. Perché? Perché lui è un tipo molto strano.
Io una volta rimasi anche affascinata da dei video che faceva e fece anche un montaggio perché e un'altra volta invece, prima di un concerto, lui aveva tutta una teoria sul ritmo, mi fece capire il ritmo, il circolo del ritmo, tutte queste robe, no? In più con lui si può parlare di musica quantica, si può parlare di tutto, però io vorrei partire da una frase sua che la musica può fare. Cosa può fare la musica? È una tua canzone, bellissima peraltro. Certo, ma guarda, l'abbiamo appena accennato adesso, la musica è una, come diceva Gurdjieff, è una fonte di corretta comprensione di alcuni aspetti della conoscenza. Questo è quindi, senza andare troppo diciamo, nel filosofico, però la musica è un archetipo che comunica al di là della capacità interpretativa stessa del suono della musica. Quindi non ha bisogno di cervello per essere in questo. La percezione avviene prima di ogni forma di filtro del cervello, quindi di interpretazione. Se io metto la mano sul fuoco, l'istinto me la fa togliere. Io intuisco che tu sei una brava persona. C'è sempre un processo che avviene di elaborazione del cervello in base a quelle che sono le nostre culture, la nostra educazione culturale. La musica è qualcosa che prescinde tutto questo, quindi è qualcosa che comunica direttamente alle nostre cellule, al nostro citoplasma, capito? C'è qualcosa che accade. Quindi la musica è, come diceva anche la musicoterapia, esiste proprio perché naturalmente riesce a modificare l'ambiente chimico in cui si riproducono le cellule stesse. C'è qualcosa di molto profondo nella musica. Quello che accennavi anche tu prima riguardo i 432 Hz, non è solo la frequenza del 432 Hz, ma è tutta un'orchestra intera che si accorda in quella frequenza, fa sì che tutte le armoniche, le subarmoniche, le sovrarmoniche, quando si combinano in contrappunto, generano delle risonanze che, mescolandosi insieme, modificano, insomma, sono in qualche modo più terapeutiche rispetto al 440, quindi 432 come i 110 Hz, insomma. Ci sono tante belle storie su quello che erano le frequenze prima che si raggiungesse l'accordo, in qualche modo la convenzione del temperamento equabile che ha fatto sì che tutte le note fossero quelle e basta. Ma in realtà poi noi se andiamo ad ascoltare la musica greca, c'erano il quarto di tono. Insomma, abbiamo perso tantissimo. C'erano le musiche. Vedi, anche se vai adesso, mi era capitato qualche anno fa di andare in Mozambico ad ascoltare dei musicisti che suonavano il balafon, questo strumento tipico del Mozambico, e loro usano il quarto di tono. Però noi, non avendo la cultura di riconoscere quello come qualcosa di intonato, abbiamo ormai, come dire, quantizzati in quello che è il temperamento equabile. Non riconosciamo quella come sonorità gradevole e pensiamo sia cacofonico, perché quando usi il quarto di tono, non, come dire, il nostro cervello non riesce a in qualche modo a interpretare quella cosa, però in realtà quel quarto di tono comunica alle nostre cellule al di là di quello che pensa il nostro cervello. Quindi, di fatto la musica è un linguaggio, un archetipo che non cambia nel tempo. Se io devo nascondere un significato che non cambia nel tempo, come in realtà fa il linguaggio, no? La lingua si evolve, si parla dal latino all'italiano, quindi i significati cambiano, le traduzioni interagiscono molto con questi significati, e ecco, in realtà la musica non cambia significato, è qualcosa che così è, così rimane per sempre, capito? Un archetipo che non cambia nel tempo. Quindi questo è già un modo per nascondere dei significati. La parola veicola dei significati e la musica veicola delle condizioni emotive, quindi delle emozioni. Questo qui è il segreto della musica, è quello che la musica può fare. Filtra la sfera razionale e va direttamente alla sfera emotiva, non la puoi fermare. Sì, certo, assolutamente. Per questo è una linea diretta, diciamo, è in superconduzione, capito? La musica agisce in superconduzione con le nostre cellule, non c'è bisogno di nessun tipo di dispositivo.
capito? Che è il cervello, che è questo, come diceva il professor Malanga, un convertitore di ologrammi, no? Il nostro cervello converte tutto il mondo esterno, che pensiamo sia esterno, in realtà non lo è. Però la musica è qualcosa che va direttamente a comunicare con le nostre cellule, per cui modifica quello che è la reazione chimica delle nostre cellule. Guarda, io ad esempio sono rimasto colpito, Max, dal fatto che ci sono due film di contatti con gli alieni. Uno è Close Encounter, incontri avvicinati del terzo tipo, e l'altro è, che ne so, Mars Attack. In Close Encounter, incontri avvicinati, si cerca di comunicare con gli alieni con delle note musicali, che peraltro Williams ha rubato dai Weather Report di Joe Zawinul, ma al di là di questo plagio, mentre e lì va tutto bene. Mentre invece in Mars Attack, che dice "io amici", gli sparano, perché il linguaggio della parola non è come il linguaggio della musica. Quindi la La musica, musica certo. ha un linguaggio molto più potente, che va oltre anche ai pianeti. Assolutamente sì, sono d'accordo. Cioè, il fatto che le note, oltretutto, sono un gran fan di Joe Zawinul e del Weather Report in particolare. In realtà ascoltavo il Weather Report perché c'era Jaco Pastorius, ma poi, come dire, ho bypassato Jaco Pastorius e ho cominciato ad apprezzare tutta la discografia del Weather Report e Joe Zawinul anche successivamente al Weather Report. Però anche questo è vero, la musica, questo è un linguaggio, se dovessi comunicare con un alieno, una persona che è proveniente da un altro pianeta, probabilmente lo farei con degli archetipi, che possono essere dei suoni, probabilmente dei suoni, o delle immagini anche, tutto ciò che è archetipo, delle immagini, dei suoni, ma probabilmente il suono è la cosa più immediata, perché comunque anche l'immagine implica un'interpretazione culturale, quindi tu l'immagine, forse una sequenza di colori, i suoni associati a dei colori probabilmente, come ti ricordi il giochino Simon, quello che devi ricordare, Sì. è tu, capito? Quel suono lì era un'alternanza di suoni, quindi con frequenze, e probabilmente l'alieno percepiva le frequenze e quindi rispondeva con quelle frequenze, riconosceva in questo linguaggio qualche cosa che appartiene all'universo, che è qualcosa che caratterizza la singolarità dell'universo, sono proprio le frequenze. Noi, come convertitore olografico, cioè questo convertitore di ologrammi, non facciamo altro che interpretare queste frequenze a cui abbiamo dato un nome, caldo, freddo, bello, brutto e quant'altro. Però di fatto non è proprio il suono o da quale strumento è emesso. Probabilmente l'alieno coglie la frequenza, riconosce in quella frequenza un linguaggio che fa parte dell'universo. Se l'alieno è di questo universo, perché poi magari ci sono alieni che non abitano questo universo, ma abitano dimensioni e universi paralleli. Non lo sappiamo per ora. Certo, allora guarda, a proposito di comunicare con l'estero, io nel film Dal mare al Mississippi c'era un musicista di blues che diceva: la mia musica è stata messa nello spazio, e io ho cercato e l'ho trovato finalmente questo cofanetto della musica che è stata messa sul Voyager, perché Certo. se degli alieni entrano in contatto con questa navicella spaziale, ecco la musica che è stata mandata nello spazio. Cioè, hanno scelto, poi devo ancora analizzarla per bene quale musica hanno scelto, però per comunicare musica, non altre Certo. cose. Quindi vuol dire che il potere della musica è fortissimo, al di là delle biblicamente le trombe che hanno abbattuto le mura di Gerico, o la musica che viene usata Certo. per la guerra, per altre cose, capito? Cioè, le cornamuse, Certo. la tromba del Settimo Cavalleggeri, per esempio. Quindi la musica ha una Sì, ma forza vedi, pazzesca. Dimmi. alla fine la musica può essere, cioè la musica, le frequenze, adesso che ci avviamo verso tutto quello che sono le tecnologie, in qualche modo, energia diretta, altro non sono che sono delle frequenze, per cui anche il suono può essere qualcosa, sì, dirompente, che possono abbattere le mura di Gerico, probabilmente. Beh, forse ci volevano molti watt, però se tu fai suonare a 100.000 watt, ma 100.000 neanche no, magari 1 milione di watt a frequenze a 20 hertz, sicuramente un muro ti crolla, questo è poco ma sicuro, proprio la vibrazione. Poi ci sono le frequenze alte, le armoniche, le subarmoniche, le sovrarmoniche, frequenze che sono in grado di
insomma, che magari noi non riusciamo a udire, non possiamo udirle perché l'orecchio umano, per quanto sia paradossalmente anche più preciso dell'occhio, però non riesce ad arrivare sopra i 20.000 Hz o sotto i 10 Hz. Ma di fatto l'universo, vedi, se tu pensi quando c'è stato il Big Bang, no? Il Big Bang, uno dice, ah, beh, c'è stato, tot miliardi di anni fa c'è stato il Big Bang, ma il Big Bang non è che c'è stato, continua a esserci, perché ciò che tiene unita la materia è il suono, è questo rumore di fondo dell'universo che tiene unita la materia. Se non ci fosse il suono, non ci sarebbe la materia, capito? E questa è la cosa. E probabilmente il suono e la materia sono legate anche a quello che sono, c'è cioè chi sostiene appunto che la materia stessa, altro non sia che in questo universo, è luce rallentata, quindi la luce che viaggia 300.000 km al secondo e non può viaggiare oltre perché c'è l'inerzia di quella che è la materia oscura che fa sì che questa luce non possa viaggiare oltre i 300.000 km al secondo. Ma probabilmente la materia esiste perché esiste il mondo duale, vabbè, senza entrare in troppi discorsi complessi, però insomma il suono ha un ruolo importantissimo in questo universo, nella nostra vita. E non siamo noi neanche a controllarlo, perché noi non sappiamo in che modo agisce questa musica, questo suono, non sappiamo in che modo funzionano le nostre cellule, abbiamo delle cose incondizionate, non è che tu ti svegli la mattina e circoli il tuo sangue o batti il tuo cuore, vanno per conto loro. E sicuramente tutto ciò che ascoltiamo, tutto ciò che il nostro corpo riceve e il modo in cui interagisce è qualcosa di misterioso, non sappiamo esattamente. Ho fatto di recente, qualche anno fa, insieme ai ragazzi della facoltà di farmacia di Urbino, un esperimento mettendo delle cellule, provando a mettere delle cellule, sia staminali che cerebrali, dentro delle camere anecoiche, quindi se prive di suono. Un po' riprendendo sulla scia dell'esperimento che aveva fatto Masaru Emoto, la coscienza dell'acqua, tu ti ricordi questo? Ecco, quindi provando a vedere che succedeva se mettevamo queste frequenze nell'arco di 24 ore in questa una cultura di cellule da una parte e un'altra frequenza in una cultura di cellule vicina. E quello che si poteva apprezzare nell'arco di 24 ore è che comunque queste cellule si comportavano in maniera diversa, quindi la loro ambiente chimico è stato modificato dalla frequenza a cui erano sottoposte. Però poi da lì a fare degli studi per capire esattamente qual è la frequenza implicata richiedeva dei costi straordinari, però intanto questo è stato fatto. Però quindi la certezza sono sicuro che questi suoni interagiscono in maniera profonda con tutto quello che è il funzionamento organico e fisiologico del Philip nostro corpo. Ball, scrive Monica Franceschi nel libro The Music Instinct, dice che non esiste una civiltà che non abbia avuto musica. Può esistere una civiltà senza scrittura, ma non senza musica. Certo. Sì, certo. Beh, la musica è un linguaggio primordiale, cioè addirittura viene usato per comunicare da millenni, prima ancora della parola, ma poi se andiamo ad analizzare le lingue anche accadiche, le lingue antiche, il sanscrito per esempio, nasce prima il suono che il significato, no? Capito? Anche adesso non ricordo qual è il passo, però bisogna anche nella Bibbia dice Dio. Ha detto all'uomo di dare il nome a questa cosa, quindi dare il suono. Vabbè, però comunque sì, è vero che non esiste nessuna cultura che non abbia preso la musica come riferimento per comunicare. In tutte le civiltà dall'Africa, in Africa, per esempio, in Senegal, se tu vedi, nella gerarchia della musica sacra senegalese, c'è lo strumento che è il djembé. Il djembé che viene usato come strumento per comunicare da un villaggio a un altro, però non è che si suona così tanto per suonare, cioè tu vuoi dire sto arrivando a casa, butta giù la pasta, quello col djembé ti comunica quella cosa lì, e quello però è il modo per comunicare, è come un codice Morse, d'altronde è questo un po' il senso, no? Cazzè avevo capito fosse un illuminato, ma oggi è una rivelazione.
Poi, Addirittura. eh sì, eh beh, ma lo so, ma io lo sapevo, cioè io e te non abbiamo mai, no, cioè io e te non ci siamo mai lasciati andare, abbiamo sempre parlato di cose abbastanza, però non ci siamo mai lasciati andare a qualcosa di diverso. Allora, so che non c'entra nulla, ma l'opera alle sue spalle, quella con la donna, è meravigliosa. Ah, sì, questo è un quadro di un artista americano, si chiama Eric Jones. L'ho visto in una galleria d'arte, l'ho preso qualche anno fa, mi è piaciuto molto e l'ho preso, sì. È un bravissimo artista americano, si chiama Eric Jones. Ma Dovete tu vederlo, stesso c'è sei anche. pittore. Sì, sono pittore, ho dipinto per tanti anni, però pittore necessita di un atelier, capito? Un luogo per dipingere. A me piace dipingere in maniera abbastanza irruenta, quindi ho bisogno di spazio per dipingere, buttare colori, usare, mischiare colori con gessi, materia mista, capito? Usare quadri grandi. E per far questo mi ci devo dedicare in maniera più persistente. Sicuramente in futuro potrebbe tornarmi la voglia di dipingere, comincerò a usare una stanza dove allestirò ad atelier, insomma. Però sì, la pittura mi ha sempre accompagnato in qualche modo. Ogni tanto capita che quando faccio i viaggi, no, prendo i colori, quelli all'acqua, gli uniposca, insomma, quelli lì acrilici ad acqua, e mi piace disegnare sulle riviste, sui giornali, cominciare a dare movimento, un po' come a stile, a mo' di Mario Schifano, capito? Un po' a Mario Schifano. Dando delle pennellate, gettate di spruzzate di colore, movimenti, frecce, cose. Beh, quindi da un'immagine morta, in qualche modo ferma, cerco di dargli movimento attraverso dei gesti, delle direzioni e dei colori. Questa è una cosa che mi diverte molto fare quando viaggio. Però, insomma, un quadro è un quadro. Tra l'altro io ho quattro quadri tuoi che sono quattro biciclette. Ah, io mi ricordo quando l'abbiamo fatto, era durante una puntata direi di Roxy Bar. Sì. Ti parlo nel 1832, mi sembra che era più o No, meno. era il 1745. 45, quindi qualche anno dopo. Sì, ho fatto questa bicicletta. Mi ricordo che durante la puntata, insomma, comunque erano bei tempi quelli, noi ci conosciamo da tanti anni e volevo sottolineare questa cosa, ci tenevo a dirlo perché Red Ronnie è stato veramente una, oltre ad essere ad oggi una vestale della musica, in qualche modo una testimonianza vivente di quella che è la storia della musica italiana negli ultimi 20 anni, 30 anni. E quello che ha fatto Red Ronnie per la nostra generazione, parliamo degli anni 90, fine 90, è stato straordinario. Adesso non ci sono più quegli spazi come c'erano durante i tuoi programmi, no? Help, Roxy Bar, quello che hanno rappresentato, quello che erano proprio delle tappe fisse, erano dei programmi molto importanti e mi hanno dato molto, mi hanno aiutato molto nel mio percorso artistico. Quindi sono state per me e per tanti altri miei colleghi, anche coetanei e non, sono stati anni importanti. Per questo io ti ringrazio ufficialmente a nome di tutti i cantautori, miei coetanei. Grazie, grazie. Torniamo a questi discorsi. I monaci Sì. tibetani con il suono facevano lievitare le pietre con cui hanno costruito i loro monasteri sulle montagne senza strade. Ecco. Si dice anche che le stesse piramidi siano state costruite con delle frequenze che rendevano leggere queste pietre. Certo, levitazione magnetica, certo, queste qui sono tecnologie che forse un giorno le scopriremo, ma magari sono state usate nel passato e chissà quante altre tecnologie non riusciamo a riconoscere, no? Perché non sappiamo, non abbiamo la cultura per vederle. Magari se io adesso prendo, non so, questa cosa, questo qui che mette gli auricolari, no? Li prendo e li scaravento in un'epoca di 1800 anni fa, se qualcuno incontra questo oggetto, non pensa che sia un oggetto di plastica con degli auricolari, magari vede, che ne so, una pietra bianca, particolarmente leggera, non so, capito? Così noi non siamo in grado di vedere delle cose che fanno parte di tecnologie a cui non abbiamo accesso perché non le conosciamo. Ti ricordi quella storia che si raccontava che quando Cristoforo Colombo, o chi per lui, insomma, andò
in America, quando si presentarono agli indigeni, gli indigeni non riuscivano a vedere le caravelle, vedevano solamente dell'acqua che si muoveva intorno alle pietre. E fu solo quando il saggio, il capo spirituale del villaggio, spiegò che quelle non erano pietre, ma erano delle navi, che gli abitanti impararono a capire cos'era la nave, a conoscere la nave. E lì loro cominciarono a vedere le caravelle. Perché chissà quante cose esistono in questo mondo che stanno lì da sempre, ma non sappiamo vederle. È come quanti giocattoli con le batterie invertite, magari. Non sappiamo come funzionano perché non abbiamo le batterie. E quindi probabilmente la tecnologia della levitazione magnetica è un qualche cosa che riguarda senz'altro l'interazione con delle frequenze, perché tu puoi cambiare, le frequenze interagiscono anche su quello, però chissà come funziona, magari non sono stati gli esseri umani a costruire le piramidi o a ingegnerizzare la costruzione delle piramidi, ma sono state civiltà che ormai non conosciamo più, civiltà che magari sono state sepolte durante le ultime glaciazioni, gli ultimi diluvi universali. Forse ce ne sono stati tanti di diluvi universali e tante glaciazioni. Chissà quante civiltà troveremo un giorno sommerse a 1.000 chilometri di profondità sotto la terra o sotto l'acqua, capito? Non si sa, perché poi niente rimane fermo. Noi pensiamo che la terra sia qualcosa di fermo, la materia si muove in continuazione. Noi scaviamo un po', troviamo che sotto i piedi ci sono intere città, ci sono chissà quante città ci sono sotto i nostri piedi, così come chissà quante culture hanno fatto parte di questo mondo a cui non sappiamo nulla, con tutto quello che c'è stato, tutte le guerre che naturalmente tendono a distruggere tutta la cultura precedente, no? Si dice sempre che chi vince la guerra riscrive la storia, e quindi la storia che noi impariamo chissà quante volte è stata riscritta. Certo, chi vince scrive la storia e dice che loro erano i buoni e i cattivi erano quelli che hanno perso. È sempre così, questo me l'ha detto Ah. Bennato, me l'ha detto. Ma è ovvio, ormai l'abbiamo capito, insomma, l'abbiamo capito negli ultimi secoli è andata più o meno così. D'altronde, quando tu guardi i film d'azione, i film degli indiani cowboy, non credo che ti abbiano mai fatto vedere che gli indiani erano i buoni, no? No, mai, 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 mai. Max, visto la tua consapevolezza, hai mai pensato di pubblicare la tua musica a 432 Hz? Ci ho pensato tante volte, a parte le canzoni e le cose che mi piace fare, che mi piace fare sia canzoni pop che magari progetti paralleli come quello che hai mostrato prima di Alchemaia, che comunque quello è un disco con l'orchestra sinfonica ed è un disco che ha degli elementi esoterici, quindi ricerche particolari nella prima parte, è diviso in due parti. La prima parte è un'opera che si chiama Alchemaia. E poi la seconda parte è un disco diciamo, riarrangiato con orchestra sinfonica. Sono le mie canzoni, i miei vecchi successi, riarrangiati con orchestra sinfonica. Ma la prima parte, che è l'opera Alchemaia, parla di tutti argomenti particolari che ho sempre indagato da quando sono ragazzo. A me piace l'esoterismo, piace indagare la natura dalla realtà, la natura della realtà e ti, come dire, ti obbliga a un percorso a cui non puoi sottrarti, no? Quindi anche se tu cerchi di distrarti, ogni tot tempo, ciclicamente, c'è sempre qualche cosa che ti riporta a questa ricerca. Insomma, e quindi anche nella musica succede la stessa cosa. Nelle canzoni che scrivo con mio fratello, pure ci sono tanti elementi a sfondo esoterico, che poi possono essere colti o non colti, non ha importanza. Però ecco, probabilmente anche agire direttamente su quelle che sono le frequenze, quindi avere un ensemble di strumenti che suonano tutti accordati a 432 Hz anziché 440 Hz, è sicuramente qualcosa che voglio fare e farò sicuramente. Antonello Brunetti, che è un musicista che vive a Londra e che fa
dischi, fa anche dischi appunto curativi, dice: nelle terapie essene i suoni possono curare con delle specifiche frequenze vocali e gli organi interni che diventano stonati in caso di malattia si possono riaccordare con invio di suono e luce. Sì, allora è chiaro che questo, ci sono tante cose interessanti che sono state scoperte negli ultimi anni nei manoscritti di Qumran, che io studio da più di 20 anni in realtà, quindi conosco i manoscritti di Qumran, conosco diciamo, tante insegnamenti che provengono da quella, dagli Esseni e precedentemente ancora dagli Egizi. Sicuramente loro sapevano usare le frequenze, come d'altronde hai anche accennato tu nel discorso delle piramidi, però gli Esseni avevano dei principi importantissimi, cioè anche le preghiere stesse degli Esseni non erano semplicemente delle frasi, ma era il suono anche, no? Quindi per gli Esseni non era, la preghiera non era, cioè non bisognava fare o dire la preghiera, bisognava essere la preghiera, per cui bisognava, vabbè, insomma. Però è vero, questo, senza dilungarmi troppo in perché poi io vado, parto e vado avanti, però sì, è vero, gli Esseni curavano con i suoni e facevano tante cose molto interessanti. Purtroppo questi Esseni sono stati, vedi, i rotoli di Qumran, i manoscritti del Mar Morto, sono stati ritrovati mi sembra nel 47, nel 1947, hanno cercato di catturarli, sia appunto il mondo cattolico che il mondo ebraico hanno cercato di occultarli perché raccontavano cose troppo interessanti. Non dico, quindi che vuol dire questo? Vuol dire che alla fine, per fortuna, mi sembra che lo Stato ebraico si è opposto alla perquisizione di questi manoscritti. E io mi ricordo quando frequentavo le librerie e cercavo continui aggiornamenti su quelle che erano le traduzioni di questi frammenti, perché ci sono i rotoli del Mar Morto, sono migliaia e migliaia di frammenti che man mano vengono aggiornati. Sono usciti fuori tantissime cose interessanti, c'è anche il rotolo di Isaia. Ci sono tante cose che molto interessanti, le preghiere, gli specchi esseni, i sette specchi esseni, ci sono tante cose. Però adesso è tutto su internet, chi vuole indagare, chi è curioso di vedere gli Esseni, che sono stati demonizzati sia da una parte che dall'altra, no? Venivano, adesso sono andato a Qumran a vedere, c'è anche un monumento per ricordare gli Esseni, ma venivano descritti come dei pervertiti, delle cose, insomma, sono stati dati, non sono stati descritti per quello che erano, sono stati criminalizzati gli Esseni, probabilmente perché dicevano troppe verità. Beh, Gesù Cristo era esseno. Joshua, sì, dipende perché, vedi, Krishna, quello che diceva Malanga, diceva che Krishna era Joshua ben Yosef Melchizedek, in teoria Melchizedek, vuol dire Melchi Re Zedek, degli angeli o della verità, non si sa bene se era Joshua Melchizedek, era Nazire. Nazire vuol dire il timoniere. Il timoniere, quindi il Nazire era il timoniere degli Esseni, quindi la fratellanza bianca, il timoniere vestiva di bianco. Poi dopo, anche perché Nazareth come città è nata nell'88 d.C., durante la seconda insurrezione contro i Romani, per cui non esisteva Nazareth ai tempi di Gesù, è nata dopo. Quindi Gesù, il Nazire, il Nazireo, insomma, non lo so, questo è quello che dicono gli Esseni. Poi, ripeto, questo non voglio, ci sono tante cose, ma forse dobbiamo anche considerare il fatto che la storia è stata riscritta tante volte, però questi rotoli sono rimasti così intatti fino al 1947, quando un pastorello, nel gettare delle pietre tra le rocce, sentì un coccio, un rumore di coccio, una giara. Queste giare lunghe, erano lunghe tutte, che erano nascoste in delle caverne, e dentro queste caverne c'erano questi rotoli, alcuni distrutti, altri in buono stato, addirittura, e lui, non sapendo di che si trattasse, ha visto questi rotoli e li usò per accendere il fuoco del camino, capito? Finché qualcuno gli disse: forse è meglio che capiamo di che si tratta, e così. Però, insomma, però questo fa sì che questa storia degli Esseni è rimasta
è rimasta intatta. Così come i manoscritti di Qumran, ci sono anche tutte le storie accadiche, le tavolette sumeriche, no? Quindi tutto quello che ha cercato di tradurre Zaccaria, che ha tradotto Zaccaria Sitchin nelle tavolette sumeriche, sono molto, molto interessanti, ci sono dei poemi. Ho parlato spesso con Battiato delle tavolette sumeriche, mi ricordo una volta volevo coinvolgerlo, ma poi non avevo neanche forse il coraggio di chiederglielo, perché sicuramente c'è un poema bellissimo, il poema della creazione dei Sumeri, della cosmogonia e cosmologia dei Sumeri, si chiama Enuma Elish, che vuol dire quando in alto. Ed è un poema bellissimo, Enuma Elish, è veramente straordinario quello che viene descritto in questo poema, tradotto. Poi anche lì bisognerebbe capire quanti sono in grado di tradurre queste tavolette sumeriche, quante persone sono in grado di tradurre l'accadico. Di recente, ecco, nel museo egizio che c'è per esempio a Torino, tempo fa, non qualche anno fa, parlavo con la direttrice e mi disse che sì, qui abbiamo esposti 3.000 artefatti, ma ce ne sono almeno altri 30.000 sotto gli archivi, sotto, capito? Però quanti anni ci vogliono per tradurre tutti questi documenti in domotico, in ieratico, queste lingue che tre persone conoscono in Italia, non so dire quante, però ci vogliono anni. Chissà quante verità riusciremo a scoprire se si potessimo tradurre, magari con dei computer, tradurre l'accadico, cuneiforme, con dei computer, magari scopriremo la vera storia dell'essere umano, no? Tutto quello che è stato detto, tutta la storia degli Anunnaki, la storia dell'essere umano, dell'Adamu, Adamu, colui che nasce sulla terra. Sai quante cose potremmo scoprire traducendo queste tavolette sumeriche? Allora, guarda, ti leggo alcuni messaggi. Intanto, Federica Rotta, ho passato tanto tempo in quei deserti vicino alle grotte degli Esseni. Maria dice: completo Max, regali, emozioni in ogni modo. Poi, fantastico Gazzè. Poi, mi emoziona tanto ascoltarti, Max. Bravo, Gazzè, tanta ma tanta roba. Sono in estasi. Molto Addirittura. sì, no, no, ma guarda, Gazzè sei un'enciclopedia del sapere. Sono curioso, a me No, piace no, indagare, ma come. io lo sapevo che oggi avrei svelato, cioè tolto il velo a un altro aspetto di Max che ben pochi conoscono, che io rimango affascinato, perché rimango affascinato, e adesso lo riporto coi piedi per terra. Max, Va bene, dai. raccontami una cosa. Dopo tutte queste elucubrazioni sull'importanza, eccetera, 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 mi racconti com'è, se vuoi e se puoi, la situazione attuale della musica, non soltanto perché hanno impedito i concerti, Certo. hanno chiuso i negozi di dischi, ma anche perché le radio, ad esempio, non passano una canzone delle tue Alchemie, non ne passano, cioè passano una musica Sì. che non ritengo elevi lo spirito. Io penso che questo è un argomento un po', diciamo, spinoso, perché da una parte ho un po' lasciato perdere, nel senso che non sto, non, non sono, capito, ansioso di essere un artista mainstream e di stare nell'airplay a tutti i costi. Mi diverto a fare delle canzoni, mi diverto intanto a gioire del fatto che un mio brano possa diventare una hit radiofonica, un brano come lo sono stati, però poi non seguo particolarmente i parametri di quello che le radio definiscono radiofonico, forse non sono neanche i direttori artistici delle radio a stabilirlo, quindi io penso che ormai dovremmo abituarci al fatto che sono degli algoritmi che decidono ciò che è radiofonico e ciò che non lo è, quale artista firmare, quale artista non firmare, quindi questi algoritmi considerano una serie di elementi, no? I social network considerano quanti follower, quanto possono essere influencer. Sono vari elementi che vengono inseriti in un database, e in base a questo database il computer dà risultato e dice al direttore artistico quale artista firmare e quale non firmare. Probabilmente funziona così anche per la scelta delle canzoni in radio. Ci sono tante canzoni, c'è tanta musica.
E allora si è stabilito che quello è il canone radiofonico e quindi tutto ciò che non rispetta quel canone non è più radiofonico. Certo, se io mettessi un brano di Alchemaia, lo passassi 20 volte al giorno in tutte le radio, diventerebbe radiofonico quello, no? Probabilmente come è stato in passato, perché cioè, ti ricordi la storia dei Queen, insomma, Bohemian Rhapsody, quando Freddie Mercury voleva mettere, capito, Bohemian Rhapsody con tutto quello che era l'influenza della musica lirica, della musica classica, della musica sinfonica. Tutti i discografi dicevano: no, ma questo non può essere, non può diventare radiofonico, non potrà mai esserlo. Alla fine la storia ci insegna che sono diventate cose radiofoniche, cose impensabili, cose inimmaginabili. C'è un mio brano, per esempio, che si chiama Il solito sesso, che ho portato a Sanremo nel 2008, e non avrei mai in nessun modo immaginato che quello potesse diventare un brano radiofonico. Infatti, molte radio non lo passarono all'inizio perché non rispettava nessuno dei canoni radiofonici. Poi dopo lo è diventato perché cominciavano a passarlo, le persone cominciavano ad apprezzarlo, a richiederlo, e quindi è diventato un brano che tutt'oggi passano in radio come un brano che è stato tipo il terzo brano più passato nel 2008, capito? Una canzone che non aveva nulla di radiofonico, seguendo quei canoni. E quindi diventa radiofonico quello che uno pensa sia radiofonico, cioè uno passa in radio quello che pensa sia radiofonico, poi scopre che le cose cambiano e diventa radiofonico quello che magari 2 anni prima non lo era affatto. Magari torneremo un giorno a scoprire che la musica progressive diventerà radiofonica, magari fra 5 anni sentiamo The Lambless Down on Broadway dei Genesis e diventa radiofonico quello, no? E tutti faranno musica progressive. Dimmi. Sì, qualche anno fa fece una performance molto molto bella, fece tutto l'album, tutto il concept album The Lamb, lo dico in inglese o in italiano. The Lamb Lays Down on Broadway. Right on, baby. Quindi quest'album fu bellissimo, insomma, lo facemmo a Firenze. Fu un'esperienza molto bella, sì. È un album meraviglioso quello, io lo amo. Ecco, uno di quegli album, come dice, che quando lo ascolto mi fa piangere. Capito? Ci sono dei momenti di questa storia, di questo Rael, e tu ti commuovi nel pensare a tutte le vicende di questo Rael, in questo concept, in questa storia di The Lambless Down on Broadway. The Light Dies Down on Broadway, ecco, quel brano lì mi commuove sempre ogni volta che l'ascolto. Allora, la sintesi di questo incontro è in questa frase di Anna Valga. Caspita, non pensavo così, erudito Max, che meraviglia. Io aggiungo una cosa, erudito sì, ma con tanto cuore. E quindi sei stato splendido, Max, grazie. Grazie a te, è sempre un piacere. Poi ci dobbiamo vedere, ci mangiamo un piatto di pasta insieme e ci raccontiamo un sacco di cose perché questa curiosità che io nutro verso le cose è la stessa, quest'anima che ci accomuna, è qualcosa di bello. Bisogna confrontarsi, scambiarsi, indagare insieme, questo è importante. Per cui No, un ma giorno ne faccio, parliamo. prima ci mangiamo insieme, poi veniamo qui e davanti a due piatti di giradischi con un po' di vinili ci Io divertiamo e ragioniamo di... direi due piatti di pasta e due bicchieri di vino, non, Sì, oltre che i vinili e i tranquillo. piatti di giradischi. Ok, ciao Max, grazie. Ciao, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, ci vediamo presto. Ciao. Grazie, a presto. Ciao. Che dire? Niente, che dire, è questo. Vedete, c'è modo e modo per disegnarsi un cervello. Qui sono ingranaggi, però c'è un'altra cosa. Sono tutti colorati e sono divertenti. Cioè, le idee o l'essere o ragionare tanto può essere noioso o può essere divertente. Quello di Max è divertente.
ed è sempre molto interessante. Fra l'altro, qui si è fatta una faccia, come è la sua, che sembra quasi un moschettiere, sembra quasi un Don Chisciotte, un qualcosa. E in effetti lo è, perché nel mondo della musica è inutile che ridi, stronzetto, lo sei. Io stavo guardando, adesso sentiamo un po' che dice in mia assenza. Invece stai lì che mi guardi, il baffetto del moschettiere si è imbiancato, ma insomma ancora ci sento bene, capito? Grazie, Ciao Max, a ti presto. saluto, Ciao chiudo. ciao Ciao, ciao. ciao, 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 ciao.